Rosina Tritella è morta sul colpo, la 75enne ha perso la vita sulla provinciale 163 che collega Montenero di Bisaccia a Termoli. La Y su cui viaggiava si è schiantata contro un albero. Rapina a mano armata in pieno centro a Isernia, un comando composto da quattro persone incappucciate con pistole e coltelli in pugno, si è introdotto nello studio del notaio Gamberale, in via Libero Testa. 1.300 euro il bottino, indaga la squadra mobile. Giallo a matrice, la famosa pornostar Serena Rinaldi sarebbe stata violentata da un ammiratore, del caso si occupano i carabinieri. Entro l'estate i bandi per l'area di crisi lo ha garantito l'assessore regionale Carlo Veneziale nel corso dell'incontro con gli ex lavoratori dell'ITR stamattina a Isena. Nel giorno dell'anniversario del 47 anno dell'istituzione della provincia di Sernia, il presidente Coia presenta un esposto per esporre l'incapacità dell'ente di fare fronte alla manutenzione delle strade e delle scuole. Infine lo sport, Serie D, clamorosa denuncia dell'allenatore. Dell'Agnone del Grosso. Affermo clima intimidatorio. Margarita preso a calci. Granata. Domani al Civitelle contro l'Alfonsine, senza ricamato Rullo e Gentile. Campobasso al Romagnoli. Ospita il San Marino. Bentrovati con la nostra informazione in apertura. L'avete sentito dai titoli. C'è la cronaca. L'ennesimo incidente sulle strade Molisane, incidente. Mortale, state vedendo uno scatto della eh, tragedia. Rosina Tritella è morta sul colpo. La 75enne ha perso la vita sulla provinciale 163 che collega Montenero di Bisaccia a Termoli. La Y su cui viaggiava, la lancia Y su cui viaggiava si è schiantata contro un albero, non sono serviti a nulla i eh, soccorsi. Rapina a mano armata in pieno centro a Isernia. Un comando di quattro persone incappucciate con pistole e coltelli in pugno si è introdotto nello studio del notaio Gamberale in via Libero Testa. Il bottino è di circa 1.300 euro. Sul caso indaga la squadra mobile. Sentiamo il servizio di Valentina Cerlante. La squadra mobile indaga a tutto campo sull'episodio che ha sconvolto ieri la tranquillità della comunità isernina: la rapina a mano armata compiuta nello studio del notaio Gabriele Gamberale. Un comando di quattro banditi ha fatto irruzione nell'ufficio in via Libero Testa. La porta era aperta perché uno dei clienti stava andando via in quel momento. Incappucciati dal marcato accento campano, i malviventi hanno minacciato il professionista con una pistola e le persone presenti con dei coltelli. Si sono fatti consegnare i contatti circa 1.300 euro e il borsello di uno dei clienti appunto, quindi sono scappati a piedi verso la vicina stazione ferroviaria. Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia il tutto sarebbe avvenuto nell'arco di pochi minuti. È stato il notaio ad allertare la questura ancora sotto shock. Sul posto sono arrivati gli agenti della volante e i colleghi della mobile mentre scattava il piano antirapina. Nei punti d'accesso della città e sulle principali strade di collegamento con le regioni limitrofe sono stati allestiti posti di blocco nel tentativo di fermare i criminali in fuga. Potrebbero aver preso il treno, essersi separati e rubato auto in maniera indipendente l'uno dall'altro. Difficile dirlo adesso, poiché gli accertamenti sono in corso. La scientifica ha svolto rilievi all'interno dell'appartamento con l'obiettivo di recuperare impronte o altri elementi utili all'identificazione dei quattro. Dalle testimonianze raccolte in via Libero Testa circa una settimana fa ci fu un tentativo di furto sempre allo studio gamberale maggiori dettagli per mettere a punto gli identikit potrebbero emergere dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che si trova nel palazzo una telecamera è puntata proprio sulla porta d'ingresso dello studio gamberale il professionista dopo la disavventura vissuta questa mattina è tornato regolarmente al lavoro Giallo ammatrice, la eh, nota pornostar Serena Rinaldi sarebbe stata violentata da un ammiratore. Indagano i carabinieri, il servizio. Molestata e violentata da un fan che da tempo le chiedeva un incontro. Giallo ammatrice, dove ieri sera la nota showgirl Serena Rinaldi, popolare attrice di Film Hard, sarebbe stata violentata da un ammiratore. La donna si trovava in Molise insieme al suo agente ma all'incontro con l'uomo che da tempo le inviava messaggi di stima e affetto attraverso i social si sarebbe recata da sola. Il fattaccio sarebbe accaduto in un'abitazione privata. A Matrice, fanno sapere i carabinieri che indagano sul caso, non ci sono locali che possono ospitare certi tipi di spettacoli. Le avanze dell'ammiratore Molisano sarebbero state rifiutate dalla Rinaldi. Da lì la violenza, successivamente la telefonata. Al 112, e dopo qualche ora la denuncia. Tuttavia, gli uomini dell'arma ci vanno cauti e al momento stanno cercando di verificare la notizia di reato facendo degli accurati accertamenti che coinvolgono sia la compagnia di matrice che il comando provinciale di Campobasso. Ad un portale web la showgirl ha raccontato di essere stata violentata. L'uomo, sempre addetto a della donna, l'avrebbe anche minacciata di morte. Serena Rinaldi racconta inoltre di aver mandato un messaggio alla gente che l'ha rintracciata e accompagnata all'ospedale Cardarelli, dove sarebbe stata soccorsa. Grave incidente, ieri sera in via libero testa a Isernia una signora di 84 anni è stata investita mentre attraversava la strada, non è chiara la dinamica. Dell'incidente, stando ad alcune testimonianze, sarebbe stata travolta da una utilitaria che viaggiava verso via Umbria andando a finire sul parabrezza di una mini diretta a piazza Giustino Duva. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi, mentre l'84enne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale veneziale. L'attacco ha evidenziato un importante trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri di Larino hanno denunciato in stato di libertà una 36enne di Rotello, già nota alle forze di polizia, per furto aggravato in abitazione. Eh, I militari dopo la denuncia eh, del furto in abitazione presentata da un pensionato del luogo hanno avviato le indagini e sono risaliti alla donna, nello specifico hanno accertato che eh, la 36enne, nello scorso mese di febbraio, si è introdotta nell'abitazione dell'anziano, lasciata momentaneamente incustodita ed ha asportato circa 100 euro in contanti. Cambiamo argomento, parliamo dell'area di crisi complessa. Entro l'estate avremo i bandi, lo ha garantito l'assessore regionale Carlo Veneziale durante l'incontro con gli ex lavoratori dell'ITR di Petro Ranello, Incontro che c'è stato questa mattina nel capoluogo Pentro sulle spettanze arretrate. Serve l'ok ok del comitato di sorveglianza per sbloccare la procedura. I dettagli nel servizio di Valentina Ciarlante. Botta e risposta tra gli ex ITR e l'assessore veneziale sui temi area di crisi, spettanze arretrate. L'assessore regionale alle attività produttive ha incontrato un centinaio di lavoratori che hanno affollato la sala consigliare della provincia di Isernia per avere risposte e certezze sulla loro situazione. Quando percepiremo gli stipendi che mancano da mesi, c'è un futuro per la filiera tessile? Questi gli interrogativi posti all'attenzione dell'assessore. Dopo che il governatore frattura ha annunciato la pubblicazione dei bandi per l'area di crisi non complessa, strumento che sosterrà le aziende dell'area bassomolisana. Veneziale ha descritto lo stato dell'arte fornendo parziali rassicurazioni alla nutrita platea che ha mostrato tutta l'inquietudine del momento. Io credo che in considerazione dello stato dell'arte e del momento in cui siamo con l'interlocuzione eh, romana, credo che entro l'inizio dell'estate dovremmo avere il bando pubblicato con la conseguente possibilità per gli imprenditori di iniziare a proporre le proprie idee di investimento, per i lavoratori di cominciare ad usufruire di tutte le misure di politiche attive che attraverso la programmazione regionale e la programmazione del Fondo Sociale Europeo abbiamo immaginato, disegnato e che stiamo trasformando in bandi concreti. C'è un ritardo ma non ci sono responsabilità, io la direi così, nel senso che i tempi oggettivamente sono complicati, sono lunghi come lo sono in processi amministrativi complessi come questo. Ma il ritardo non è certo dovuto a inerzia, inefficienza, incapacità o addirittura eh, scarsa volontà di agire, è un ritardo connesso a quanto questo tipo di procedura sono eh, complicati. Territori eh, che, come il nostro, hanno avuto l'area di crisi complessa e riconosciuta sono esattamente nello status in cui siamo noi rispetto ai tempi, salvo una eccezione che però vedeva una, un quadro e una situazione oggettivamente più semplice di quella nostra. 7 aprile, la seconda giornata europea in difesa della sanità pubblica. Prevista una manifestazione anche a Campobasso. Vediamo il contributo. Il 7 aprile, la seconda giornata europea in difesa della sanità pubblica. Anche a Campobasso ci sarà una manifestazione che verrà organizzata dal forum presieduto dal dottore Italo Testa. Forum che a Campobasso si è riunito in assemblea per trattare due argomenti. Il primo riguarda il bavaglio messo ai dipendenti ASREM che, in virtù del nuovo regolamento interno, non possono più parlare. Nel corso dell'incontro è stato esaminato il caso Pastore. Lunedì ci sarà. A un presidio davanti all'ASREM a difesa della libertà di espressione e di critica delle decisioni sul riordino della sanità. Quando non trovano il letto la possibilità di essere ricoverati in ospedale non se la prendono mica con il governatore commissario o con il direttore generale dell'ASREM, cioè se la prende col medico che in quel momento stava facendo servizio con l'infermiere. Il quale infermiere non si può neanche difendere, dicendo: Guardi, che la situazione non è di pesta da me, ma è questa, perché un regolamento più strangolatorio di quello degli altri gli toglie la possibilità di difendersi nei riguardi del pubblico. Perché se parla e dice queste cose, chiarendo, e quindi può sembrare che parli contro l'amministrazione. Viene messo sotto processo e questo è il caso del collega Pastore che è stato messo sotto consiglio di disciplina. Il secondo invece riguarda lo smantellamento della sanità pubblica che, secondo il forum, sarebbe stato messo in atto dal governatore commissario Frattura. Smantellamento che interesserebbe anche e soprattutto l'ospedale Cardarelli. Testa parla del reparto di neurochirurgia e di un metodo che farebbe acqua da tutte le parti. La gente si sta accorgendo di quello che sta succedendo. Finora erano discorsi che stavano lontani, ma si comincia a chiudere la neurochirurgia e il problema potrebbe anche essere accettato, io non credo che sia accettabile perché in una regione come il Molise una struttura neurochirurgica pubblica ci deve stare, ma che succede? Si chiude una, un servizio senza aver preparato a monte una situazione, una via di fuga, perché se arriva un malato neurochirurgico al Cardarelli e non può essere ricoverato, dove deve andare? La logica avrebbe voluto che avrebbero dovuto prima organizzare, prendere accordi con altre strutture per ricoverare, per avere l'impegno certo che avrebbero preso i malati neurochirurgici che provenivano dal Molise e questo non è stato fatto. Dopodiché il malato rischia di morire perché lì non c'è posto, lì non c'è posto, non c'è preso accordo con nessuno. Riorganizzazione, la denuncia del forum messa in atto da non molisani che non conoscono la realtà del territorio e le difficoltà nell'operarci. Per fare queste operazioni che tolgono le prospettive sanitarie ai molisani hanno dovuto far venire tutti i personaggi da fuori, il direttore dell'assessorato dell viene da Roma eh, o da, dal Piemonte, non so bene, il direttore, il direttore generale dell'ASREM viene dalla Calabria, il direttore sanitario dell'ASREM viene, dall viene da, eh, dalla Campania. Il direttore amministrativo viene dall'arma dei carabinieri, ma è forestiero anche lui, il subcommissario viene da Roma, cioè tutta gente che non conosce la realtà del Molise e pontifica nel Molise prospettando dei piani che sono sicuramente a danno della popolazione molisana. L'onorevole Dem Laura Venitelli ha partecipato a Roma all'incontro del gruppo Renziano sull'avvio del dibattito programmatico per la stesura della mozione congressuale in vista delle primarie. Stiamo lavorando insieme a tutto il gruppo a un programma che sarà il cardine della mozione congressuale di Renzi, frutto dell'esperienza maturata in questi anni, ha dichiarato la Venitelli, da parte nostra c'è grande entusiasmo e riscontriamo quotidianamente un riappassionarsi della gente alla politica e al PD proprio dopo il 4 dicembre, sintomo che chi pensava di aver rottamato i rottamatori ha sbagliato decisamente strategia. Due giorni fa abbiamo avuto un incontro preliminare a Roma organizzato dal sottosegretario Nannicini. Per mettere a fuoco gli argomenti e la metodologia con cui svilupparli, saremo a Torino all'ingotto da venerdì 10 a domenica 12 per perfezionare questa piattaforma programmatica. Nel dibattito di mercoledì scorso ho riaffermato con forza come al centro dello sviluppo sostenibile debba esserci la Blue Economy, che merita pari dignità rispetto alla Green Economy, molto più sostenuta nel corso degli ultimi anni. Metteremo a punto un programma capace di ridare slancio al PD. Conclude Laura Venitelli che uscirà dalle primarie rafforzato. Cambiamo argomento. L'Associazione della Stampa Molisana scrive al presidente del consiglio regionale Vincenzo Cotugno sollecitando un tavolo di confronto tra il sindacato unitario della categoria dei giornalisti e i capigruppo sulla crisi dell'editoria regionale. L'azzeramento della raccolta pubblicitaria, dice il presidente della SM Giuseppe Di Pietro, il malfunzionamento della legge regionale per il sostegno alle testate e il mancato impegno dei fondi europei per la comunicazione hanno sottratto risorse vitali al comparto. Di conseguenza le imprese sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione non prevista per i giornalisti e addirittura i licenziamenti individuali e collettivi. Dal tavolo conclude potrebbe emergere, eh, potrebbero emergere soluzioni e proposte utili. Ora parliamo della provincia di Isernia. Altro che eh, festeggiamenti per l'anniversario eh, di eh, ieri eh, siamo in trincea, le parole del Presidente Lorenzo Coia che ha presentato anche un esposto. Vediamo il servizio. Nulla da festeggiare per la provincia Pentra, ente sull'orlo del fallimento a causa di un buco da quasi 6 milioni di euro. Nel giorno del 47 anniversario dell'istituzione dell'ente, sancita il 3 marzo del 1970, il presidente Lorenzo Coia non ha previsto alcuna celebrazione, sottolineando però tutte le criticità che l'istituzione riconosciuta sta vivendo ormai da troppo tempo. Abbiamo festeggiato in trincea i 47 anni dalla nascita dell'ente, le parole di Coia, affrontando temi caldi come l'insufficiente dotazione finanziaria e la ridotta rappresentanza politica in seno al Consiglio regionale. Proprio il 3 marzo è stato inoltrato al Prefetto e ai Procuratori della Repubblica e della Corte dei Conti un esposto cautelativo in cui si espone l'incapacità dell'ente di poter fare fronte alla manutenzione di strade e scuole per il taglio delle risorse necessarie. Un esposto cautelativo concordato con l'Unione Nazionale delle Province il 16 febbraio scorso, ha spiegato Coia, per la provincia di Sernia che come si sa è secondo Solo a quella dello Iastra in Sardegna, per dimensione minore tra le 76 d'Italia, lo squilibrio di bilancio sarebbe di circa 6 milioni di euro. COI ha poi annunciato di aver incontrato il Presidente Cotugno per chiedere la tutela del territorio isernino con una rappresentanza di almeno sei consiglieri regionali in base alla popolazione e ai voti espressi. Il presidente Cotugno si è impegnato a convocare la conferenza dei capigruppo per accelerare l'iter della riforma elettorale in vista dell'appuntamento del febbraio del 2018 relativo al rinnovo del Consiglio regionale. In mancanza di risposte immediate, ha concluso il presidente Coia, ci organizzeremo per le opportune e incisive azioni di lotta. L'Associazione Difesa Orientamento Consumatori ADOC del Molise scrive a Poste Italiane contestando la chiusura dell'ufficio postale. Di Castel Petroso in località Indiprete. In una nota ad hoc evidenzia disagi e criticità provocati dalla decisione e auspica un ripensamento dell'azienda chiedendo un incontro con i responsabili della società. La chiusura sta causando notevoli e gravi disagi, si legge in una nota dell'ADOC. Oltre che di servizi alla città, cittadinanza di Castel Petroso e ai comuni limitrofi, lo sportello che l'agenzia ha deciso unitalmente di chiudere come altri offriva oltre agli ordinari servizi postali anche servizi radicati ora non più fruibili se non percorrendo diversi eh, chilometri. Ed ora andiamo a Termoli per parlare di allarme processionaria dei pini, un insetto pericoloso che gli animali, sia per gli animali che per l'uomo, il Comune ha avviato i controlli e bonificato alcune aree, ma intanto arrivano segnalazioni anche dai parchetti di difesa grande dove i bambini trascorrono tante ore per giocare. Sentiamo Manuela Iorio. E allarme processionaria per i pini di Termoli, un insetto capace di distruggere le piante ma soprattutto pericoloso non solo per gli animali ma anche per l'uomo. Ha la forma di una larva lunga 3 cm ed è ricoperta di una peluria irritante. A contatto con la pelle può provocare prurito ed eritemi, ma se i peli vengono a contatto con occhi, naso e bocca in corpeggio dovessero essere ingeriti, le conseguenze sarebbero più gravi. È per questo che il comune di Termoli, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, si è adoperato per contenere gli effetti da infestazione di processionari sono stati rimossi alcuni nidi nell'area verde di Via De Gasperi, vicino alla sede dei Vigili Urbani e dove un cagnolino che aveva ingerito una processionaria ha dovuto poi subire l'amputazione parziale della lingua. I nidi che si presentano di colore bianco sono stati rimossi e poi bruciati come si vede nelle immagini inviate dal comune e che testimoniano l'intervento. Il settore ambiente ha avviato controlli e sopralluoghi in tutti i giardini scolastici dove non sono stati trovati alberi infestati. I cittadini che hanno un'area verde privata sono sono stati però invitati a controllare eventuali pini di proprietà per verificare la presenza delle pericolose larve. Il Comune ha fatto sapere che i controlli continuano e che in programma una disinfestazione, ma nel frattempo arrivano altre segnalazioni come quella di un parchetto a difesa grande frequentato da tanti bambini dove c'è un pino infestato dalla processionaria. Le larve sono davvero tante e numerosi genitori che frequentano la zona si sono allarmati. Forse è il caso di stare lontani dall'area giochi almeno fino a quando il Comune non interverrà con la bonifica. Della zona, cosa che non avverrà purtroppo prima della prossima settimana. ora allora vediamo che tempo farà nelle prossime ore con il nostro meteo. Previsioni del tempo di sabato 4 marzo. L'alta pressione dei giorni scorsi torna ad indebolirsi, erosa da una perturbazione in arrivo. Temperature stabili o in locale rialzo, nei massimi con punte sino a 19-20 gradi. Venti in rotazione rinforzo dai quadranti sud-occidentali. Mare mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione: Campobasso minima 7, massima 15. è 5, 17. Termoli 6, 17. Venafro 6, 18. È tutto anche per questa edizione, ma restate con noi perché tra pochissimo c'è l'ampia pagina sportiva. Sport il calcio di serie D in apertura domani si gioca la ventisesima giornata nel raggruppamento F. Vediamo con la grafica gli incontri in programma Campobasso San Marino, Jesina, Castelfidardo e poi Matelica Monticelli, Olimpia Gnonese Alfonsine. Pineto Vastese, Recanatese Fermana, Romagna Centro Civitanovese, San Maurese e San Nicolò riposa la Vispesaro. Il fischio d'inizio domani alle 14.30. E il Campobasso, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Teramo contro il San Nicolò, torna in casa dove. Nei precedenti match ha ottenuto ehm, successi importanti, tre affermazioni eh, consecutive. Campobasso che domani dunque cerca il riscatto contro il San Marino. L'allenatore Massimo Silva potrà contare sulla migliore formazione, ma nelle ultime ore eh, ha dichiarato che non bisogna concedere spazio agli attaccanti della formazione ospite, formazione ospite che è allenata da... Ehm, Pino Di Meo che lo scorso anno era ad Agnone e che dunque conosce molto bene le realtà molisane. Ed ora parliamo dell'Olimpia Agnonese perché ci sono delle dichiarazioni shock da parte dell'allenatore dei Granata Alessandro Del Grosso che dichiara che la squadra è stata minacciata a fermo, c'era un clima intimidatorio e addirittura Margherita tra il primo e il secondo tempo sarebbe stato preso a calci da uno steward del Grosso che parla anche dell'incontro di domani in programma al Civitelle contro l'Alfonsine. Vediamo. Clamoroso affermo Agnone, minacciato prima e durante la partita. Margarita preso a calci tra il primo ed il secondo tempo. Lo denuncia l'allenatore Alessandro Del Grosso, intervistato dal portale ecoaltomolise.net. Sinceramente, sì, è vero. No? Non è che ha denunciato. Il fatto è che mi pareva strano, siamo nel 2017, in un, in un luogo che non aveva neanche bisogno di, di queste. Vecchi metodi, ecco, diciamo, perché io ho sempre fatto il Sud e sono abituato a queste cose. Però lì non me lo sarei mai aspettato. Ma più che altro, non, non neanche dalla dirigenza, c'erano de, degli steward lì che anche gli stessi ragazzi, mentre si scaldavano, gli dicevano un sacco di cose. Infatti tant'è vero che è stato uno Stewart a dare un calcio a Margarita tra primo e secondo tempo quando rientravamo dentro lo spogliatoio, Quella sono cose che, che non accetto, io posso capire degli screzzi tra, tra ragazzi, tra giocatori in campo, poi dopo finisce lì, invece no, è iniziato tutto così e dopo è andato sempre peggio, insomma anche l'Arbio se n'era accorto, però poi alla fine è stata una partita un po', un po' strana perché mi dispiace un po' per tutti gli episodi che sono stati diciamo a sfavore da parte nostra. Però torniamo a casa. Con zero punti, sì, ma con una buona prestazione per cercare di ripeterla domenica, che è ancora più difficile e ancora più importante per noi. Un clima intimidatorio che è proseguito anche in campo, con Ricamato preso di mira dagli avversari. Beh, un po' con le ossa rotte, domenica siamo usciti, perdendo, insomma, oltre il danno anche la beffa. Dispiace per Ricamato, gli altri due sono squalificati, sono cose che capitano, ma per quanto riguarda Ricamato, dispiace perché domenica è stato veramente. Diciamo, preso di mira, sia con le manate sia con, con le entrate, tant'è vero che è, stato, è stata fatta un'entrata a metà campo, da, da dietro, io lì mi aspettavo anche l'espulsione, solo che non, non è stata fatta, però dispiace. Mentre poi chi andrà a sostituire chi ha giocato domenica penso che sarà all'altezza, perché questo è un grosso gruppo, un, gru, un gruppo co, compatto e granitico e lo stiamo dimostrando. Però, ecco, Domenica è una partita importante e delicata, non, non dobbiamo sottovalutare un, un Alfonsine che viene qui che ha 18 punti, 19 punti, eh, io so che sicuramente hanno bisogno di punti, hanno cambiato molto, hanno perso nelle ultime partite, però non bisogna fidarsi perché al serpente se gli stacchi la, la testa la coda si muove sempre. Contro l'Alfonsine, attesa domani al Civitelle, non ci saranno dunque ricamato gli squalificati Rullo e Gentile. Al loro posto Peic, in mediana, nell'inedito ruolo d'interno, Litterio al centro della retroguardia e Navarro in mezzo al campo. Il resto della squadra è fatta, Del Grosso ripartirà dalla buona prestazione di domenica scorsa. Eh, noi siamo andati sul campo della Fermana prima della classe, cioè, ce la siamo andati a giocare tranquillamente, come facciamo tutte le domeniche? Non abbiamo il problema perché è la prima della classe o è l'ultima, noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo cercando di portare via il massimo risultato. Molte volte ci riusciamo, altre volte no, però l'importante è scendere in campo con la mentalità giusta, cosa che ho sempre detto ai ragazzi. Ma attenzione a non scoprirsi, l'allenatore ha ben presente come e dove attaccare. È un'agnone offensiva, sicuramente non sarà un'agnone all'arma bianca perché è pericoloso insomma, buttarsi tutti in attacco. Perché dopo è facile per le squadre perché tutte le squadre che sono venute qui si vengono a chiudere e cercare di portare via un punto o addirittura di colpirci in contropiede. E una sola squadra ci è riuscita fino a ora a colpirci in contropiede che è stata il Monticelli quando abbiamo perso in casa con un gran gol da, da tre quarti gli ultimi minuti. E reduci da, da, da quell'esperienza sicuramente affronteremo una partita. Importante, ma cerchiamo di alzare il ritmo sin dall'inizio. Agnone Alfonsine sarà diretta da Giuseppe Bingo della sezione di Pisa. Ed ora il programma del weekend dei campionati di eccellenza e promozione. Partiamo dal massimo torneo regionale con le gare in programma Rife Cliternina, 23 giornata, Campobasso 1919 Spinete, Macchia Venafreo, Olimpia Riccia Isernia, Pietramonte Corvino Guglionesi, Polisportiva Gambatesa, Campo di Pietra, Sesto Campano, Vasto Girardi, Termoli Treppini. andiamo alla promozione Baranello Castelmauro, Bicca di Vulcania, Boiano 62 Real San Martino, Campo Marino Sant'Eriana. Fermana Boisigielsi, F FVP, Matese, FC Molise, Maronea Roseto, Rocca Sicura, Cerce Maggiore. E chiudiamo con il basket, recupero della quattordicesima giornata del girone D della Serie B di basket domani pomeriggio palla 2 alle ore 17 per il caffè risorgimento il Globo Isernia. Il quintetto di coach Nino Sanfilippo andrà ad affrontare sul parquet amico del Palafraraccio il Senigallia. Con l'obiettivo di centrare l'ottavo successo stagionale ed appaiare il Giulianova, quota 16. Intanto giovedì. Nel recupero della quindicesima giornata l'All Discount Dynamic Venafro ha superato 75-61 il Taranto centrando il proprio sesto refertorosa stagionale in otto gare disputate nel 2017 e portandosi solitario in tredicesima posizione a quota 12 punti. Bene è tutto anche con lo sport, grazie per averci scelto, arrivederci.